siamo, ci siamo. E allora, dopo un po' di problemi, ma ci siamo. Diamo tempo a tutti di collegarsi. Dai, 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 dobbiamo essere in tanti perché oggi trattiamo argomenti molto, ma molto seri, eh? Oggi abbiamo avuto un po' di difficoltà, però ci siamo riusciti. Allora, diamo il tempo e la possibilità a tutti di collegarsi. Benvenuti in Domenica in Armonia, direttamente da San Giorgio News e giornale armonia.it. Io sono Danilo De Maio e conduco questo programma di oggi. Allora, ora abbiamo, oggi abbiamo ospiti, abbiamo il sindaco, abbiamo la protezione civile, abbiamo una prof che comunque ci illustrerà un po' come sta funzionando tutto il mondo dello studio, perché oramai è cambiato il modo di studiare e penso che comunque cambierà tanto. Abbiamo in collegamento anche Enzo a breve. Mi raccomando, commenti, tutto quello che volete lo potete fare direttamente cliccando direttamente sulla diretta, perché così potete fare domande direttamente voi, proprio per sapere un po' di informazioni in più. E allora, ragazzi, che dire? Buona Pasqua a tutti! Siamo già una cinquantina online, a breve abbiamo tanti ospiti della serata, eh? Abbiamo avuto un po' di problematiche per metterci online oggi, anche perché era una trasmissione che doveva andare in onda alle ore 18. Problematiche, ragazzi, perché il bello della diretta è l'affluenza che sta avendo il mondo della rete, il mondo di internet, proprio perché oggi ci colleghiamo tutti. Nel frattempo facciamo passare gli sponsor che hanno creduto in noi. Walt Disney, via Verga 1 San Giorgio Ionico. Poi abbiamo la dottoressa Mariella Bruno. E poi abbiamo Wedding and Fashion, Mimmo Basile. Diamo il tempo a tutti di collegarsi, anche perché, ragazzi, dovete anche condividere. Più siamo, meglio è. Allora, a breve mi contatto anche con Enzo. Enzo, sta per arrivare la chiamata, eh? Allora, Enzo, ci sei? Ancora non ci stiamo collegando.
E allora abbiamo un po' di difficoltà, vediamo un po' di risolvere i problemi tecnici. Allora, ciao Cosimo, ci segue da Modena. Allora, ciao, ciao Cosimo, tanti auguri anche a te. Allora, abbiamo siamo per metterci in contatto con Enzo, vediamo un po' se ci riusciamo. Nel frattempo facciamo andare Rino Gaetano. A breve, ragazzi, vediamo un po' come si sta comportando il popolo di San Giorgio con il nostro sindaco, con una prof, con la protezione civile. Vediamo cosa ne esce fuori. Buona Pasqua a tutti i collegati, buona Pasqua. Allora, vediamo, vediamo, forse Enzo ce l'abbiamo, vediamo un po'. Enzo, ci sei? Ci sei, ma non vedo il tuo video però, vedo soltanto l'immagine. Aspetta, adesso, eccomi qua. Il bello della diretta, ragazzi. Enzo sta per passare alla videochiamata, ormai i telefoni ci dicono tutto e non possiamo più imbrogliare. È certo che no. Aspetta che cambio postazione perché qui siamo proprio inguaiati. Allora, dunque, ti ho perso, dove sei? Allora, Enzo, io personalmente ancora non ti vedo. Eccomi qua. Vediamo. No, vedo soltanto la tua immagine, Enzo. Vedo l'immagine della tua sagoma. Però non ti vedo in video. Aspetta. Vediamo. Aspetta, se ce la facciamo. Vediamo. Il bello della diretta. Niente. Enzo ci ha lasciato, Enzo. Vediamo se riusciamo a recuperare. Ragazzi, oggi dicevo una puntata particolare perché non riusciamo a metterci in contatto quasi con nessuno. Sta diventando difficile, è un problema, penso, di rete. Vediamo se riusciamo a ripristinare Enzo. E vediamo un po'. Ah, Enzo, io niente, niente, cade. Enzo cade. Vediamo un po' di arrivare i sistemi. Nel frattempo ci godiamo un po' di musica. Ma come state passando voi questa Pasqua? Una Pasqua diversa dal normale, una Pasqua, ragazzi, una Pasqua che ricorderemo, penso, per tutta la vita. Nel frattempo cerchiamo di ripristinare il collegamento. Vediamo se Enzo lo riusciamo a ripristinare. Allora, cerchiamo di risolvere questi problemi tecnici. Nel frattempo, ragazzi, io voglio sapere la Pasqua come la state passando. Non ovviamente sappiamo che la passiamo in casa, però voglio sapere, è una Pasqua diversa, quindi come stiamo reagendo, come ci stiamo muovendo.
Nel frattempo vediamo sempre se ci mettiamo, riusciamo a mettere in collegamento. E allora diamo un po' nel frattempo di spazio alla musica. Vediamo se Enzo riusciamo a prenderlo, ragazzi. Allora, Maria, ci segui da Parma. Buona Pasqua anche a te, Maria. Stiamo provando a metterci in contatto con Enzo, un collaboratore da anni del giornale. Vediamo se ci riusciamo. Allora Enzo, niente, Enzo non ce l'abbiamo, ragazzi, non ce l'abbiamo. Che balla, che balla. E allora proviamo a chiamarlo al telefono, Enzo. Danilo, allora Enzo, sei in diretta. Io non riesco a mettermi in contatto con te, purtroppo. Non so se che problema sta succedendo, però ho visto che Skype e WhatsApp. È una iattura, ma spero che non sia dovuto solo al mio cellulare che ho trovato nell'uovo di Pasqua. sta crashando un po', Enzo. Sta crashando un po'. Nel frattempo, io ho messo un po' di musica. Enzo, buona Pasqua. Buona Pasqua, tanti auguri Danilo a te principalmente, perché ci stiamo sentendo in questo momento per la prima volta. Poi permettimi di salutare tutti gli amici che sono all'ascolto, gli amici del giornale Armonia e chiunque abbia conosciuto che c'era questa diretta, sperando che ci stiano seguendo e che possano trascorrere un po' di tempo insieme a noi tra informazione, un po' di musica e interviste che dovremmo fra poco, a breve, cominciare ad ascoltare. Guarda, io spero di sì, perché comunque abbiamo una puntata molto particolare, nel senso che io spero di vederli tutti, però abbiamo il sindaco, abbiamo la protezione civile, abbiamo anche fatti. Ecco, abbiamo tanto perché c'è tanta carne a cuocere e non parliamo di Pasquetta. Vabbè, di cuocere ce n'è poca quest'anno, cioè se li puoi cuocere sul balcone, diciamo. ecco. Allora Enzo, dicevo comunque prima in streaming, è una Pasquetta diversa. E, diciamo, una Pasqua diversa. Pasquetta, sì, chiaramente ovviamente. Anche domani faremo un'altra giornata così, però devo dire che grazie a questi mezzi, per esempio proprio ieri seguivo la messa in diretta dalla chiesa di San Giorgio Ionico, un ottimo lavoro del nostro toccante. Davide.
Sì, sì, ovviamente un saluto al direttore che è onnipresente al dono dell'ubiquità. A Bari quelle persone così si chiamano catacchio. Catacchio? Sì, che saltano da una parte all'altra, nel, ah, nel senso che... vabbè, una cosa dialettale che non mi dilungo perché chiaramente, diciamo, cioè, di lì si parla un altro dialetto, si potrebbe non capire. No, ci sta. Quindi praticamente una Pasqua diversa, forse una Pasqua dove veramente siamo tutti uniti, possiamo dirlo? Guarda, ti posso dire la bellissima esperienza che ho fatto con la mia famiglia, con gli altri componenti della mia famiglia. Abbiamo deciso, ovviamente rispettando le regole, ognuno di stare a casa propria, e tramite appunto queste diavolerie di social network, queste applicazioni, siamo riusciti almeno a guardarci. Ecco, per esempio, avremmo dovuto fare il collegamento tramite Facebook, perché a me oggi è andato tutto liscio. Ma guarda, io ti dico una cosa: siamo andati in puntata ieri, almeno per quanto mi riguarda, io con il mio programma. Stamattina niente, liscio come l'olio. Oggi abbiamo problematiche. Ma sarà perché si sono alzati tutti i tardi da tavola, si sono fatti la pennichella e ora invece diciamo, ci colleghiamo, diciamo, tutti che e facciamo le videochiamate. Ovviamente, anche noi che adoperiamo la rete, ovviamente con i mezzi che abbiamo, è chiaro che contribuiamo ad appesantire, perché comunque le reti informatiche sono quelle, è chiaro, ognuno sente il bisogno di avere questa corresponsione di amorosi sensi con i propri, con i propri amici, i propri parenti, i propri compagni e compagne, e quindi è chiaro che a questo punto c'è un iper sfruttamento della rete, e quindi ovviamente la paghiamo tutti, e oggi siamo malcapitati noi. Ma sì, è brutto. Anche perché questo, ricordiamo che è un nuovo progetto che sta affrontando il giornale Armonia, sta affrontando San Giorgio News, dove questo progetto comunque intende a far sì che riusciamo a dare delle informazioni in tempo reale, ma non solo informazioni, anche un po' di notizie, un po' di passatempo, perché allora... comunque la notizia ci fa passare il tempo. Posso dirti una cosa, ecco, questo per dire, il lavoro dell'informazione, del giornalismo è molto cambiato, perché oggi si sta sulla rete, per cui le persone si aggiornano con le notizie che girano sui social, e magari in quella maniera raccolgono di tutto, notizie buone, notizie false, e quindi lì si crea si creano molti equivoci. Quindi ecco, l'invito anche a chi ci sta ad ascoltare, si deve sempre cercare di approfondire la notizia su siti istituzionali, cioè esiste l'ANSA, che è l'agenzia di stampa nazionale, che comunque anche loro qualche volta hanno preso degli abbagli pubblicando delle notizie false, ma perché le avevano condivise, quindi non avevano approfondito. Allora oggi vogliamo dire, ci sono dei siti come Open, quello di Enrico Mentana, o anche la stessa ANSA, e nel frattempo stanno venendo fuori tante altre realtà in cui vanno ad analizzare, vanno a fare il fact check, proprio perché appunto ci sono molte persone che rimestono nel torbido, mandando in rete delle notizie false. Ma c'è gente che lo fa per hobby, guarda. Non tanto per hobby, tante volte magari si ha anche una cattiva intenzione. Allora è compito della stampa, noi nel nostro piccolo siamo una piccolissima realtà, cerchiamo con le nostre limitate forze di fare una piccolissima realtà che allo stesso tempo però è molto presente sul territorio, non solo di San Giorgio. Certo, noi cerchiamo di fare il nostro, ovviamente con passione e con pochissimi mezzi, nella speranza di riuscire sempre a continuare senza prendere lucciole per lanterne. Assolutamente. Così si dice. Allora, abbiamo iniziato in ritardo, dobbiamo accelerare. Allora, innanzitutto, Danilo, come la sigla iniziale che hai adoperato, qual è? Siccome non ho sentito. No, non hai avuto modo di sentire? Purtroppo no. E se ti dico sing sing?
Oh, grandissima, grandissima. Ah, abbiamo scelto bene. Nel frattempo salutiamo un po' di amici che si sono collegati. Salutiamo certo, Maria, certo. Salutiamo Cosimo, salutiamo Fiorella che ci stanno salutando. Poi Luigia Lucia, che bel nome. Poi abbiamo anche Antonio che ci saluta da Parma, quindi vuol dire che il web può andare oltre. Siamo in trasferta oggi. Ma più di qualcuno. Antonia. Più di qualcuno, perché prima avevamo anche un modenese. Ah, benissimo, viva l'Emilia, viva i trapiantati pugliesi in Emilia. Sì, allora Enzo, oggi trattiamo quello che comunque è discorsi attuali, però con leggerezza, perché ragazzi, comunque basta accendere la TV, basta accendere la radio, comunque sicuramente allora, ne abbiamo tanta di informazione, però noi la diamo in un modo diverso. Noi cerchiamo di alleggerire un poco, perché oggi si sta in casa. Ovviamente conosciamo come dire il rosario che stiamo sgranando di persone che si perdono per strada, gente che lotta per sopravvivere, il lavoro davvero impagabile che stanno facendo tutte le persone impegnate in prima fila, a partire dai medici, le istituzioni e la protezione civile. Certo, ce l'abbiamo dopo, sai? In effetti, volevo fare un piccolo excursus sulle persone che incontreremo oggi, anche per, diciamo, incominciare a snocciolare il nostro programma. Che dici, Danilo? Come no, certo, assolutamente. Vuoi iniziare tu? Dì. No, vai, hai carta bianca. Nel frattempo io sto sincronizzando allora, il tutto. Noi innanzitutto ci collegheremo col dottor Francesco Venneri della Protezione Civile. Sì, di abbiamo San Giorgio. Cambiato un po' la scaletta per questioni soltanto di persone, sì, che ci sono e non ci sono, quindi abbiamo tardato causa nostra purtroppo e qualcuno non riusciamo più a beccarlo, sì, però vediamo un po' di organizzarci, vai. Poi sarà la volta della professoressa Esther Lucchese, una cara amica, grandissima scrittrice e una persona veramente speciale. Con la quale affronteremo quelle che sono i problemi di sua competenza, perché essendo docente nell'istituto istituto secondario superiore, quindi avremo modo di ascoltare qualche a che punto è la notte da quelle parti. Sì, Scusate la citazione. Assolutamente. La citazione dell'opera cinematografica. Poi avremo a che fare con stasera Armonia scavalca l'oceano e va in America. Speriamo sempre di riuscire a fare il tutto, perché oggi la vedo tragica con i collegamenti. Nella speranza che il cavo passato attraverso l'Atlantico riesca a farci arrivare la sua voce. Adri Bardacu è un videomaker, reporter, giornalista, grande ragazzo di origine albanese, caro amico, ha vissuto anche in Italia, nel Marchigiano, e basta poco per rendersi conto che è un grandissimo artista e operatore, perché ha lavorato anche con la RAI e una serie di la sua collaborazione ha prestato la sua collaborazione a tante opere. Okay. Dulcis in fundo chiuderemo col nostro sindaco, il dottor Cosimo Fabiano, al quale ci deluciderà anche lui a che punto ci troviamo nel comune di San Giorgio, come stanno andando i servizi, eccetera, però lo sentiremo dalla sua viva voce. Perfetto, allora Enzo, io ora chiudo con te, così nel frattempo andiamo a far scorrere una canzone che comunque fa parte della nostra terra, quindi Mambo Salentino, è stato girato direttamente nella nostra Puglia, e poi ci mettiamo in collegamento con la prof. Ok? A dopo. Va bene. E allora stiamo per metterci in contatto con la nostra prof, anche per capire un po' come sta funzionando il mondo dello studio, perché è stato rivoluzionato, ragazzi. A mio parere è diventata complicata, però può essere che sia la volta buona per iniziare a evolverci a livello tecnologico. Quando cammino per strada, sempre l'estate che già nell'aria, nel nostro
Sorrentino. Mambo, mambo. Mambo Sorrentino. Mambo, mambo. Sta cadendo una stella, è solo un punto nel cielo, ma la più bella è già a terra a fianco a me. Ho espresso già il desiderio. Sta ballando come se il mondo la guardasse. Muove quel bacino come se parlasse. Principessa del quartiere. Ci siamo, vediamo un po'. Sei diversa, sei speciale, tu sei Salentina. Dimmi cosa succede se tra un secondo scappiamo via. Allora, io comunque voglio provare sia tramite Skype che tramite WhatsApp. Vediamo se riusciamo a collegarci con la prof. Vediamo un po'. Vediamo. Mi vedete? Allora, prof, io la vedo, un attimo solo che la metto in collegamento, perché finalmente siamo riusciti a ripristinare, quindi penso che il problema non era il nostro. Mannaggia, Enzo, forse il problema proveniva dalle tue parti. Nel frattempo io provo a vedere la prof, perché la vedo, ragazzi. Sì. Un attimo solo, prof, io la vedo, un attimo solo che la metto in streaming, eh? Allora, sì. Vediamo un po'. Prof, stava seguendo la nostra trasmissione? A tratti, a momenti, perché sono impegnata con la famiglia, oggi anzi colgo l'occasione per fare la buona Pasqua a tutti voi. Sono riuscita ad ascoltare la fase iniziale, poi purtroppo ho avuto dei problemi perché questi giorni siamo in famiglia, abbiamo i figli a casa, quindi dobbiamo, diciamo, assolvere a tutte le incombenze della gestione familiare, ecco perché mi sono un attimino poi distratta. Ecco, perfetto, prof. Allora le chiedo soltanto gentilmente, si allontana la telecamera davanti al viso così possiamo vederla per bene, perché comunque siamo riusciti ad avere il suo collegamento. Allora, prof, non mi dire che l'abbiamo persa. Forse l'abbiamo persa. Vediamo se riusciamo a recuperare. Forse ci riusciamo. Ci riusciamo stasera? Buonasera. Allora, un attimo solo che ancora non la vediamo. Ascoltiamo solo la sua voce, ma ancora non la stiamo vedendo. Ora sì, perfetto. Perfetto, prof, ci siamo. Buonasera e tanti auguri di buona Pasqua. Buonasera a tutti voi. Allora. Amici vicini e lontani, mai come in questo momento siamo tutti vicini virtualmente. Assolutamente sì. Allora, trattiamo l'argomento dello studio online. Come procede, prof? Procede bene. Devo dire che gli studenti sono molto, molto interattivi. Le modalità sincrone e asincrone sono ottime, nel senso che i ragazzi rispondono con le varie piattaforme, con il registro elettronico, anche per il caricamento delle consegne, delle attività. Eh sì, perché comunque devono avere un riscontro da voi, giusto? Sì, c'è un feedback eccezionale, devo dire, mai come in questo periodo. Noi facciamo le dirette, diciamo non siamo in differita ma in diretta, sì. E quindi abbiamo la possibilità di interagire quotidianamente, poi a seconda dell'orario, delle lezioni, io dico sempre ragazzi cogliete questo momento come un'opportunità per gestire liberamente lo studio, perché è vero che le piattaforme ci aiutano a tenerci sintonizzati, ma è anche vero che i ragazzi stanno molto più tempo da soli e quindi do la massima libertà nell'utilizzo dei loro studi, che siano libri, che siano in formato digitale, che siano materiali prodotti anche da noi insegnanti, e vedo da parte loro una certa sollecitudine, un certo interesse,
E questo, diciamo, non avveniva quando eravamo nell'aula fisica, dove spesso la consegna del compito veniva vista come una esecuzione quasi meccanica. Invece vedo che adesso da parte loro c'è la voglia, anzi l'interesse vivo per tenersi impegnati in questo tempo, in questo lungo tempo, che speriamo poi ci porte, ci, lo metteremo dietro alle spalle. Speriamo che rientri subito la normalità, in modo tale che si possa poi gestire, come abbiamo sempre fatto, la didattica con i nostri studenti. Sì, perché comunque una cosa che o meglio, io anche sono un papà di due bambine, ovviamente vanno in una scuola di elementari, però c'è una difficoltà da parte dei ragazzi. Perché? Perché comunque apprendono in modo diverso, però io penso che ci sia anche una difficoltà da parte dei prof, perché Sì, comunque devono spiegare in modo diverso, quindi è cambiato un po' il tutto. è vero, è cambiato tutto innanzitutto, perché diciamo che le modalità asincrone, quelle che ci permettono di registrare degli audio, e i ragazzi poi ascoltano la lezione quando hanno un po' di tempo. Questo però allo stesso tempo impegna molto anche le famiglie, perché non sempre i ragazzi sono così, come dire, abbastanza dentro la didattica telematica, la didattica online. Ci sono alcuni che rispondono bene, dove le famiglie riescono a seguire i ragazzi più piccoli. Però nel caso, per esempio, mio personale, io insegno nella secondaria di secondo grado, vedo che i ragazzi riescono comunque a gestire molto bene anche il discorso della classe virtuale su Google Suite. Noi abbiamo queste creiamo queste classi virtuali, la Classroom, Ma è una, mi e i scusi se la ragazzi in interrompo, prof, questo modo. ma sono software free o qualcosa che ha messo lo Stato a disposizione? No, sono indicazioni che il dirigente scolastico, naturalmente sono software, quindi noi abbiamo la possibilità di utilizzare queste piattaforme che la dirigenza ci così invita ad utilizzare. Poi a noi spetta poi il compito di scegliere la piattaforma, quella che i ragazzi utilizzano al meglio, Ho ma ce ne capito. sono diverse, sono disparate, Sì, ma io penso ecco. che c'è No, anche io per Skype esempio. stesso che mette a disposizione varie formule proprio Sì, per. esatto. Io infatti proprio per questo le dicevo, cerchiamo di utilizzare molto Skype perché si riescono a fare collegamenti di gruppo e in questo modo io riesco anche ad avere, come le dicevo, questo ritorno, questo feedback da parte dei ragazzi che studiano e che vogliono poi essere ascoltati, ma anche una buona modalità può essere semplicemente WhatsApp, Certo. solo che con WhatsApp abbiamo come dire, il limite, delle persone con le quali interagiamo, perché non ci possono essere più di 3 o 4 persone alla volta. Però è un espediente, una modalità anche questa ottima. Ripeto, io sono dell'avviso che in questo periodo in cui contrattualmente non c'era una norma che ci dicesse di utilizzare la didattica a distanza. Quindi, ahimè, ci siamo ritrovati tutti un po' impreparati, Certo, è stata una cosa studenti, troppo improvvisa. docenti e genitori. Però improvvisa, ma allo stesso tempo siamo riusciti a connetterci, a rendere duttile anche questa didattica a distanza, perché la rimoduliamo a seconda delle esigenze, per cui diciamo che stiamo rispondendo bene, stiamo resistendo, soprattutto questo, e allo stesso tempo si sperimentano nuove modalità di interazione.
interazioni, come dire, molto empatiche con, certo, gli studenti, non le nascondo, e questa è un aspetto molto dolce, tenero, di ricevere dei messaggi notturni da parte di ragazzi preoccupati perché non hanno interpretato bene una consegna. E quindi che mi forse non sarebbe avvenuto se si stava in classe normalmente. È vero, le posso assicurare che adesso si stanno sperimentando interazioni, relazioni virtuali molto profonde, innanzitutto fra colleghi c'è un'intesa, nei nostri gruppi WhatsApp non c'è un momento della giornata che non si fa riferimento a loro, ai nostri colleghi, ai nostri studenti. Quindi diciamo che l'emergenza coronavirus ha reso possibile questa bellissima relazione con le persone. Perfetto, perfetto. Diciamo che c'è del buono anche in questo periodo. Esatto, sì. Va bene, prof. Io la ringrazio, le auguro una buona Pasqua e grazie mille per aver partecipato alla nostra trasmissione. Grazie. Abbiamo a voi, iniziato. È stato veramente un piacere. Vi seguirò, vi auguro lo stesso un buon proseguo di serata. Grazie, grazie, grazie. Grazie, prof. È stata gentilissima, anche perché comunque è Pasqua anche per la nostra prof. Quindi è giusto che rispettiamo gli spazi di tutti. Chiudo il collegamento con la prof. Vi lascio a una canzone, ragazzi. E poi subito dopo ci mettiamo in collegamento direttamente con il nostro giornalista inviato, che si trova a una parte bella lontana. 24 ore, ma non mi ricordo dove. La gente aspetta i miracoli. Braccia aperte sì come i tentacoli. Spera che risolva tutto il Signore, ma non è così. No, 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 no. Questi finti sorrisi mi mandano in crisi. Ah, 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 ah. Nemmeno tu credi a quello che dici, lo so. La strada del successo fa vincere soldi, fa perdere amici. Oh no. Andiamo a New York, preparatevi. Vediamo se riusciamo con il collegamento. Vediamo se ci siamo. Adriatic, ci sei? Eccomi, Dani. Allora, io non ti vedo ancora. Sì, ti sento benissimo, ma non ti vedo. No, a me non mi vedrai, saremo noi a vedere te. Perfetto, ora ti vediamo, ti vediamo. Ok. Allora, Adric, benvenuto. Adriatic, benvenuto, benvenuto. Benvenuti a tutti. Buona Pasqua. Anche a voi. Anche allora, tu sei un collaboratore del giornale Armonia, quindi so che stai bello distante da noi, lo dimostra il cielo alle tue spalle. Sì, diciamo, ecco, se posso farvi vedere l'altra parte? Vai, vai. Devo vedere come invertire la camera. Ecco. E sono uscito appositamente da casa per questo collegamento. E come avete visto, già le strade sono abbastanza vuote. Quindi la situazione lì com'è? La situazione attualmente, per quello che mi sono informato poco tempo fa su web, è abbastanza critica. E il numero dei deceduti qui in America ha superato i 20.000. Alla. E sì, diciamo che non è una situazione tra le migliori. Ecco. Sì, direi proprio di sì. Senti, ma la gente come sta reagendo lì? Nel senso, comunque sono persone che stanno seguendo le regole o c'è stato un po' di menefreghismo, un po' come noi in Italia? Ma io onestamente non sono uscito da qualche giorno perché ho preferito stare a casa, perché per questione di questo virus. E no, diciamo che stanno rispettando le regole, ovviamente tutti, però ecco, bisogna andare a comprare anche da mangiare ogni tanto. Quindi sì, vabbè, dico, come si stanno comportando? Ad orari, come funziona da quelle parti? No, qui per il momento non hanno chiuso come in Italia.
non hanno fatto il shutdown come in Italia. E qui ovviamente i supermercati sono aperti perché la gente deve fare la spesa, le farmacie sono aperti, quindi... Senti, io so che tu sei un fotoreporter, quindi... Sì, diciamo... Ecco. Sì, diciamo di sì, faccio il fotografo e anche l'operatore video. Ecco, sì. Quindi è un po' come tutti gli altri, stai un po' con le mani legate anche tu, eh? Ma diciamo di sì, anche se qui onestamente parecchi miei colleghi stanno lavorando. Mm-hmm. Sono in giro per New York ovviamente, tutti. Che poi come... so che New York è una delle più colpite o mi sbaglio? Guarda, dai dati che mi sono preso tempo fa, hanno superato i 180.000 le persone infettate e deceduti sono più di 8.000 persone. Ho capito. Però parliamo, fai conto che parliamo di uno stato che supera i 19 milioni di abitanti, sì. Ovviamente. Popolazione. Quindi, ecco, diciamo fa un po' la differenza. Comunque New York è tra i quattro stati più grandi degli Stati Uniti. Ecco. Senti, e lì bambini, ragazzini, anche lì lezioni tramite internet o hanno trovato un altro escamotage? No, per quello che so, sentendo anche dei miei amici e familiari che sono qui a New York, anche amici che fanno insegnanti, praticamente la soluzione è quella di fare le lezioni attraverso internet. Sono okay. Tutti collegati ad internet e fanno queste lezioni. Quindi mai lezioni come oggi stiamo sfruttando la rete al 100%. Sì, diciamo di sì, anche perché ho visto che soprattutto in Italia, parlando anche con i miei colleghi che abbiamo dovuto mandare delle informazioni, purtroppo la rete in Italia ha parecchi problemi, invece in America sì. ancora regge, perché comunque sia parliamo di una velocità abbastanza alta, quindi a parte che comunque wifi lo puoi trovare ovunque. C'è wifi free. Senti, vabbè, ora non tocchiamo gli argomenti delle nuove connessioni, perché qua andiamo a far esplodere un ordigno di quelli pazzeschi. Non so se sentite in Italia un po' il 5G cosa sta combinando, e diciamo che c'è gente che ancora non ha capito di che cosa riguarda, però c'è altra gente che ha capito e stanno iniziando già le varie proteste. Ma guarda, il discorso del 5G è tutto da vedere. Onestamente non riesco a parlare di una cosa concreta perché non ne sono molto informato, però da tecnico posso capire che alcune persone sono preoccupate, ma è da vedere in fondo se questa cosa lì la connessione che abbiamo lì non è ovviamente il nostro 4G, giusto? Guarda, stiamo parlando di una connessione abbastanza veloce. Fai conto che io a casa ho praticamente 240 mega di download e più di 10 mega di upload. Ah beh. Parliamo di connessione a casa. Poi nei posti di lavoro può raggiungere anche un giga di upload. Ci siamo. Ci siamo. Va bene, perfetto. Allora, io ti ringrazio Adriatic per essere stato con noi e averci un po' delucidato da altra parte del mondo come sta avvenendo la vita. Grazie. Spero di collegarci per argomenti più divertenti la prossima volta. Assolutamente sì, sono qui tutto per voi, fatemi sapere quando volete. Perfetto. Allora, buona io ti ringrazio a tutti gli italiani e tutti quelli che ci vedono ovviamente, e un abbraccio forte e caloroso a tutti. Grazie. State bene, forti prima, meglio di prima. Senti, una domanda personale, perché comunque non ci sono mai stato a New York, ma a New York le uova di Pasqua ci sono o no? Ma onestamente, stando a casa, ma sicuramente ci starà. Ah, dico, cioè non è una cosa sulla nostra italiana. Va bene, ti ringrazio gentilissimo, buona Pasqua anche a te, chiudo il collegamento con te, spero di vederti presto. Assolutamente. Okay. Perfetto, okay, grazie mille, auguri a tutti. Grazie a te. Allora, andiamo avanti noi con la nostra musica e arriva con calma, molta calma ragazzi, stiamo per metterci in contatto con la protezione civile a breve.
E allora sì, vediamo se ci siamo. Contattiamo il dottor Venneri. Vediamo un po' se ci siamo tramite WhatsApp. E allora, niente. Perfetto, allora, niente, andiamo avanti con la nostra musica. Nel frattempo riprendiamo il collegamento, perché a breve abbiamo anche il sindaco di San Giorgio qui, eh. Nel frattempo ringraziamo gli sponsor di oggi. Perché ci credevi, sì. Ti aspetti tutta una vita per essere un attimo. Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? Cosa ti aspetti dentro te? Che tanto non lo sai, tanto non lo vuoi. Quello che cerchi tu. Ai nuovi arrivati, buona Pasqua a tutti ragazzi. Allora nel frattempo vediamo di contattare telefonicamente il dottor Venneri, vediamo un po'. Vediamo un po'. Pronto? Pronto, dottor Venneri. Buonasera, Danilo. Sì. Siamo in diretta streaming. Sì. Buonasera e buona Pasqua, dottor Venneri. Altrettanto a voi. Buonasera e buona Pasqua. Allora, dottor Venneri, lei si occupa di protezione civile, giusto? Esatto, esatto. Sì. Allora, ci dice, ci spiega un po' la situazione che abbiamo nelle zone che vi occupate voi, che sarebbe San Giorgio, giusto? Sì, intanto volevo dirle che non riesco a vedere l'immagine. Lei mi vede? No, non stiamo facendo la videochiamata, ma la chiamata. Ah, ho capito, io pensavo che... ho provato, ma non ci avete risposto. Tutto no, qui. Ho risposto, ma adesso è chiaro. Se è chiamato adesso... Proviamo? Sì, mi può chiamare, certamente. Perfetto, sempre su questo numero. Sto provando a chiamarla. Vediamo se ci riusciamo. Vediamo se ci riusciamo nel frattempo. Ragazzi, è tutto molto ma molto difficile qui, specialmente ultimamente.
se ci riusciamo. Niente, non la vediamo. Allora, con alcuni WhatsApp abbiamo delle difficoltà. Non so perché, sarà la linea, ragazzi. Vediamo un po' cosa ne esce fuori. Pronto? Allora, niente, cade la linea. Cade la linea. Proviamo l'ultima volta, poi interveniamo direttamente telefonicamente. Niente, dottor Venneri, non va. Allora dobbiamo provvedere telefonicamente. Vediamo un po'. Pronto? Niente, dottor Venneri, io non la... cade la linea da mite WhatsApp, non capisco il perché, ma penso no, che... perché io con Skype avevo fatto il collegamento. A lei ha fatto il collegamento? Devo dare l'altro numero se vuole. No, no, per me problemi non abbiamo. Ovviamente su Skype io non ho il suo contatto perché mi hanno detto che ci dovevamo sentire tramite WhatsApp, però non è un problema, possiamo contattarla immediatamente. Non lo so, allora mi può contattare l'altro telefono, vediamo se con WhatsApp, perché sì, stranamente allora possiamo provare. Sì, c'è il suo recapito, non si preoccupi, proviamo subito. Proviamo con quell'altro, va bene. Vediamo subito, va bene, nel frattempo la contatto io tra qualche minuto. Sì, ok. Allora ragazzi, il bello della diretta è proprio quello, nel frattempo ci sentiamo Loredana Bertè. Il bello della diretta. Vediamo. Adesso mi sente? Allora io la sento, niente, cade la linea. Allora dottor Venneri, ci dobbiamo per forza sentire telefonicamente, ci sarà un problema tramite WhatsApp che non sappiamo il perché, però andiamo avanti, altrimenti ci fossilizziamo. Pronto? Allora dottor Venneri, abbiamo un problema con WhatsApp, quindi forse non dipende da lei, può essere che dipende anche da noi. Dobbiamo intervenire telefonicamente, altrimenti ci fermiamo con la puntata. Va bene. Va bene, poi la prossima volta ci organizziamo meglio con Skype. Allora, ovviamente tanti auguri di buona Pasqua e grazie per aver accettato l'invito. Bene, ricambio gli auguri a voi tutti e a coloro che ci ascoltano o ci ascolteranno. No, ci ascoltano in diretta e ci ascolteranno in differita. Allora, benissimo, è meglio così allora. Allora, dottor allora, Venneri, ci dica un po' la situazione, come sta procedendo. Sì, intanto io devo esprimere la mia gratitudine perché mi offrite l'opportunità di dare un pensiero personale in un'emergenza così difficile, globale quanto inaspettata. Io non avrei mai immaginato di dover assistere a una pandemia di questo genere nell'anno 2000, in cui la tecnologia così avanzata ci ha permesso di fare grandi imprese, ma non ci permette di combattere un nemico invisibile che colpisce la vicinanza sociale e che come unico rimedio ora, tuttora, è rappresentato solo dal distanziamento sociale e personale. Certo. Insomma, per essere più concreto,
noi dobbiamo pensare di trovarci ad affrontare, secondo come la mia visione, una battaglia virtuale in cui solo una buona strategia può farci trovare vincitori. Certo. Io credo che noi dobbiamo utilizzare una tattica diciamo opportuna in questo momento, e dovrà essere quella di assumere ognuno un proprio ruolo, in cui gli organi sanitari, medici, infermieri, eccetera, che si trovano in prima linea per assistere i malati, le forze dell'ordine a loro volta dovranno fare i controlli per far osservare le regole imposte dal DCPM e ordinanze varie. La protezione civile deve provvedere a tutte le necessità che sono richieste dai cittadini. Che non si possono allontanare dalla propria abitazione, dagli anziani o da coloro che hanno particolari patologie. Insomma, il lavoro che stiamo facendo noi, vi posso assicurare, che è un lavoro che ci gratifica. Però voglio concludere il pensiero, perché i cittadini a loro volta devono assolutamente assolvere a un compito molto più delicato, cioè quello di rimanere in casa, tranne che per strette necessità, per lavoro. I furbacchioni ci sono, o comunque abbiamo le persone che comunque hanno capito la gravità del problema? Guardi, io le posso assicurare che conosco un po' tutto, diciamo, il paese di San Giorgio. Le posso assicurare che chi si muove per i motivi che le ho anzidetto, cioè per strette necessità, per lavoro o diciamo perché devono andare a fare la spesa, è una cosa diciamo assolutamente imprescindibile in questo momento. Certo. Perché noi solo così possiamo possiamo uscire da un tunnel e senza avere grossi danni. Tutto questo comunque mi ha dato motivo di fare alcune riflessioni che voglio rappresentare. La prima è che allora siamo in una società di individualisti, diciamo francamente, dove a volte la libertà personale è intesa come una forma di libero arbitrio. Certo. Giusto? Su questo conveniamo tutti. Però in questi momenti noi abbiamo ritrovato alcuni valori importanti, per esempio la fratellanza, la solidarietà. Sì. Io dico sempre che nel brutto comunque io penso che qualcosa di buono in ogni famiglia sta uscendo. Questi valori stanno uscendo, che certo. Erano valori che erano così nella mente, però non li abbiamo mai vissuti. Dico, la fratellanza, la solidarietà non sono cose così che stanno vivono da soli, sono cose che vengono fuori in questi momenti. La partecipazione, la condivisione, perché io le posso assicurare che molti cittadini, no, nel nostro gruppo di volontariato hanno voluto aderire. È chiaro che noi abbiamo già una squadra formata, una squadra che ormai è impegnata in determinati servizi che sono istituiti sul nostro comune, però le posso garantire che molti cittadini, addirittura ragazzi, proprio i ragazzi, non tanto gli anziani, stanno lì guardini a qualsiasi cosa. I ragazzi invece non credo che sia solo un motivo per evadere, per uscire, ma proprio vogliono dare il loro contributo. Certo. Quindi le voglio dire, non per concludere, no, ma spendendo una parola in più per il volontariato, le vorrei dire che per avere ottimi risultati è necessario un criterio importantissimo, cioè quello di avere un appropriato coordinamento di tutte le attività. È quello che contraddistingue assolutamente il servizio di protezione civile. Non dico pochi ma buoni, dico quelli che sono necessari per una finalità e per un coordinamento molto appropriato.
Quindi ritengo tutti coloro che devono dedicarsi al volontariato devono seguire le disposizioni partite dall'autorità. Io in questo senso parlo dell'autorità comunale, perché noi abbiamo attivato il cosiddetto COC, che tutti sappiamo cosa sia, no? Il centro operativo comunale, in cui sono compresi i servizi e funzioni essenziali per affrontare queste emergenze. E quindi con l'attivazione del COC c'è stata l'adesione di molti cittadini e di molte anche associazioni che si interessano di protezione civile, però noi li abbiamo messi in condizione di operare solo nel momento in cui effettivamente determinate attività servono. Quindi adesso sicuramente voi sapete, no, quali sono i servizi che il Comune ha istituito, no? Quello della consegna dei medicinali, con le farmacie che hanno offerto la propria disponibilità, disponibilità nel senso che contattano il medico, si fanno avere le prescrizioni mediche e poi con le prescrizioni mediche fanno la relativa consegna. Abbiamo istituito il servizio gratuito per la spesa direttamente portata a domicilio. Cosa molto importante per chi comunque è una persona anziana e non ha nessuno. Esatto, ma non è solo per le persone anziane, anche per coloro che per particolari patologie non possono uscire da casa, ma ci sono tanti motivi, perché insomma io ricordino il servizio, a volte arrivano delle richieste un po' particolari e noi le andiamo a valutare, perché siamo in parecchi, abbiamo due pick up che girano in continuazione nel nostro paese, però è chiaro che dobbiamo in modo molto oculato vedere le attività quotidiane. Certo. E c'è anche il servizio di consegna medicinale a coloro, ripeto, che non si possono allontanare da casa per particolari motivi, ai disabili o a persone che hanno sempre queste particolari patologie, che ci chiedono di andare alle farmacie di Grottaglie e di Taranto e che ci fanno perdere un bel po' di tempo, tant'è che ultimamente abbiamo un po' cercato di racchiudere le richieste, cioè di evadere queste richieste nel termine di almeno 3 giorni, altrimenti stiamo facendo servizio e ci chiedono questo. Non lo possiamo fare nell'immediatezza, ma lo facciamo nei termini di 3 giorni. Certo. Poi sicuramente è da chiarire il fatto delle mascherine, perché noi stiamo consegnando già dall'inizio dell'emergenza mascherine che tante volontarie si sono prestate a confezionare artigianalmente. Quindi sino a quando il bazar Shanghai dei cinesi, fino a quando non ci ha offerto 5.000 mascherine. Eh sì, abbiamo visto il servizio. Perché praticamente loro offrivano alla cittadinanza di San Giorgio 5.000 mascherine. E noi avremmo dovuto consegnarli con i volontari della protezione civile. E insieme alla mascherina hanno anche offerto dei flaconi di disinfettanti e guanti, ma chiariamo, queste poche cose che hanno offerto di disinfettanti erano esattamente indirizzate alle forze dell'ordine e agli stessi volontari della protezione civile, perché qualche cittadino ha pensato che gli fosse arrivato il ben di Dio, no? Che questi cinesi devono risolvere il problema di tutta la cittadinanza. Così non è. Le 5.000 mascherine continuano a essere distribuite, ma non 5 per pacco, perché io nel momento in cui è stato il momento della consegna, fatto in modo ufficiale, in presenza del sindaco che ha espresso il suo pensiero, e ho detto a questi cinesi: guardate che 5 mascherine per famiglia, noi andiamo a soddisfare 1.000 famiglie, invece noi dovremmo soddisfare quanto più possibile famiglie. Quindi dando 2 mascherine a famiglia abbiamo avuto la possibilità di soddisfare 2.500 famiglie, che ancora comunque non è completato, oltre a quelle
che i nostri volontari, le nostre sarte continuano a confezionare. Certo. Quindi questo ho voluto precisarlo perché molti hanno pensato come se noi ci ritenessimo negli uffici queste mascherine. No, ovviamente so. Penso che comunque è stato detto più di una volta. Più di una volta, ma qualcuno non lo capisce perché... Siamo in Italia. Siamo in Italia, però ecco, molte volte i volontari si sentono pure offesi perché stanno dedicando anima e corpo a tutto e poi si sentono dire ma i cinesi hanno dato 5 mascherine e poi ne hanno date 2, dove le mettete le altre? C'è tante, però io sono abituato a non far mente a queste critiche, a queste polemiche inutili, sterili, non giovano la causa. No, assolutamente. Anche diciamo che abbiamo un po' tutti i nervi un po' tesi, perché comunque la situazione è quella che è. Noi possiamo solo ringraziare il vostro operato. Penso che con me si uniscono anche tante persone. Quindi a noi dobbiamo solo dire grazie a voi, grazie ai medici, grazie ai dottori, perché oggi sono venuto alla scoperta di una cosa un po' triste, però nello stesso tempo che mi fa capire che ci sono persone che lavorano ancora di cuore, dove c'è stato un medico che fino a una settimana fa, un dottore di una città del nord, una delle città più colpite, che ragazzi ha lavorato senza mascherina perché non ce n'erano, ha rischiato la sua vita, un mese che rischia la sua vita perché non torna a casa senza mascherina, e per fortuna ha fatto il test ed è tutto ok, però purtroppo non sempre è così. Paradossale, cioè sentire queste notizie francamente, e noi se viviamo in un mondo così difficile qui al sud, no? È inutile che dobbiamo negare, eppure io credo che le mascherine non manchino a nessuno. Certo. Non manchino nessuno. Mascherine, bene o male ce l'hanno tutti. Ogni giorno cerchiamo di distribuirle ed è chiaro che questo va fatto a richiesta, perché non è che andiamo ad ogni famiglia, ad ogni casa a bussare, volete mascherine? No, le persone che non ce l'hanno, non possono procurarsele, ormai è un numero comunale fisso, aperto, e possono benissimo chiamare, insomma, quindi noi soddisfiamo tutte le esigenze. Un'ultima cosa devo dire, perché... Sì, così poi chiudiamo il collegamento con lei. Devo dire una cosa, guardi, noi come Comune di San Giorgio Ionico abbiamo questa grande risorsa, che sono i volontari, perché abbiamo il gruppo comunale dei volontari che è proprio incardinato nel sistema comunale, diversamente da tanti altri comuni che per avere i volontari devono fare delle convenzioni, devono chiedere alle associazioni quanto viene la loro prestazione. Noi abbiamo questa grande fortuna che abbiamo oltre una ventina di volontari disponibili, pronti, operativi, insieme ad altre un'altra decina che sicuramente per l'età avanzata o per altri motivi non in questi momenti stanno in stand by. Però ecco, questo è un motivo di pregio, è sicuramente un motivo che deve inorgoglire i cittadini di San Giorgio, perché il comune ha questa risorsa aggiunta, una grande risorsa aggiunta che in questi momenti sta dando grandi risultati. Perfetto. Allora, dottore, io la ringrazio, è stato gentilissimo. Comunque con me si sono uniti tante persone che ringraziano il vostro operato. Ovviamente abbiamo tutti i nervi un po' tesi, quindi ci può anche stare che tante persone non capiscono, però ora abbiamo spiegato bene in fondo che queste mascherine servono in primis alle persone che stanno in strada dalla mattina alla sera. Comunque la distribuzione poco ma sta avvenendo, ma non poco perché comunque la protezione civile se le tiene, poco perché comunque ragazzi dobbiamo quantificare quante persone ci sono per strada a lavorare per noi. Quindi io la ringrazio, chiudo il collegamento, è stato gentilissimo, vi auguro una buona Pasqua a lei e a tutta la famiglia. Altrettanto a voi e a tutti coloro che ci ascoltano. Grazie mille, dottore. Allora, noi proseguiamo con una canzone, ci mettiamo in collegamento con Enzo. Vediamo un po' se ci riusciamo questa volta, Enzo.
Vediamo un po', eh. Enzo, sto per chiamarti, vediamo cosa ne esce fuori, perché subito dopo di te abbiamo il sindaco. Vediamo se riesco a mettermi in contatto con Enzo, vediamo un po'. Proviamoci. Danilo? Allora, Enzo, perfetto, ora ti vedo, Enzo. Ti vedo, ma ti sento male, eh? No, perché stavo ascoltando il dottor Francesco Venneri. Allora, ti sento un po' male. Cerca di aggiustare un pochino il microfono. Hai avuto modo di ascoltare un po' quello che ha detto la prof, quello che ha detto la protezione civile? Innanzitutto permettimi di ringraziare tantissimo Esther Lucchese, che ci ha illustrato il quadro della situazione, quindi nemmeno tanto, come dire, preoccupante, perché evidentemente il primo impatto per i ragazzini, per i ragazzi è stato un po' strano, però poi alla fine con un po' di applicazione si riesce a risolvere la questione, grazie anche alla capacità dei docenti e Esther Lucchese conosco il modo, proprio la persona, quindi non avevo dubbi, ma non ho motivo di dubitare anche per tutti coloro che sono impegnati in questo particolare periodo. Anche loro sono in prima fila, anche se sono a casa, però nello stesso tempo si cerca di formare i nostri ragazzi. Allora, Enzo, allontana un po' la telecamera così ti vediamo meglio. Perfetto, ok. Allora, Enzo, sono contento che abbiamo risolto. Meglio tardi che mai, Enzo. Va bene, ma noi comunque possiamo anche fare a meno di... No, è bello comunque dare un volto alle voci, dare un volto alle presenze. Io ci tengo in questo, però purtroppo io mi rendo conto che ci troviamo in questo momento dove veramente la connessione, ragazzi, è un qualcosa che ci stiamo dividendo come le briciole. Ci scusiamo perché abbiamo un po' sforato, se vogliamo. Abbiamo sforato anche di parecchio, però ci siamo collegati tardi. Ci scusiamo tantissimo. Intanto permettimi di svolgere solo due considerazioni ancora. Adriatic, al quale purtroppo non era in collegamento, avrei voluto domandargli, ma penso che se ci sta seguendo sarà motivo di un'altra trasmissione della faccenda di Hearts Island, sarebbe a dire i poveri morti a New York sono stati sepolti in fosse comuni, e quindi volevo fare una sua considerazione. Nel frattempo posso fare quella mia, che purtroppo almeno in America i morti, i poveri, non hanno asilo, perché certo. quella era un'isoletta sperduta proprio nel Bronx, nella zona Bronx di New York, in cui vengono sepolti tutte le persone che non sono in grado di pagarsi un funerale. Allora certo. Voi pensate, queste fosse comuni nel 2020, al pari di una guerra, no? Come si faceva all'epoca. E speriamo, l'unica speranza è che almeno quelle sepolture siano ricordate con un cippo, ecco. Sono persone quelle. Assolutamente, è la cosa brutta che comunque sta accadendo, che è accaduto. Coloro che sono in ascolto avranno visto le immagini, avranno visto le immagini, le riproduzioni televisive, perché ne hanno parlato anche in media più importanti, e questo ci deve far riflettere, cari amici, sul fatto che anche sul fatto del nostro sistema. Noi se sbattiamo a terra comunque arriverà con ritardo l'autoambulanza, ma ci raccoglie. E se succede in America, no. In America, anche se adesso stanno provvedendo ad estendere, in occasione dell'emergenza del coronavirus, anche il soccorso alla popolazione indigente, però in tempi normali lì, se non c'è una carta di credito, non ti curano, o quando lo so, ti curano, lo so. Hanno una sanità completamente diversa dalla nostra. E allora sì, noi ringraziamo la sanità, ringraziamo il nostro sistema, la nostra Costituzione che ha creato questo sistema. Poi chiaramente per la gestione ci possono anche essere cose negative, ma qua
parliamo di uomini e quando ci sono gli uomini per lo mezzo, purtroppo possono capitare anche, diciamo, delle disfunzioni, tra virgolette, diciamo così, ecco. Però okay, abbiamo un sistema che comunque sta reagendo e forse quello che possiamo, la considerazione che possiamo fare adesso sarebbe opportuno che potenziamo più gli ospedali pubblici. Come no, come no. E io spero che è una cosa che faremo pian piano, perché comunque dagli errori dobbiamo sempre prendere qualcosa di buono. Allora Enzo, ben sai che dobbiamo velocizzare, a me mi spiace tanto perché comunque... Un ringraziamento al dottor Francesco Benner che ci ha fatto un quadro esaustivo della situazione, sì, è la sì, prima sì, volta che lo ascoltavo e sono molto contento di aver fatto almeno virtualmente conoscenza, poi in occasione della mia andata venuta a San Giorgio avremo molto di... Ti aspettiamo Enzo, ci vedremo, ci abbracceremo e andiamo a mangiare fuori. Allora Enzo, io con te devo chiudere perché subito dopo te abbiamo il sindaco, anche perché come ben detto abbiamo sforato di parecchio, quindi Enzo noi ci vediamo alla prossima, ci organizzeremo meglio perché comunque diciamo che la conduzione viene fatta in due con questo programma. Ricordiamo a tutti che Domenica in Armonia, un programma ideato da San Giorgio News, il giornale Armonia, siamo in diretta streaming su Facebook, siamo in diretta sul sito e niente, tratteremo argomenti divertenti e argomenti pesanti. Dimmi tutto. Ma il sindaco lo vediamo? Sì, dovremmo vederlo. Previo complicazioni, dobbiamo vederlo subito dopo di te. Allora, io chiudo con te, ti saluto. Mettere in connessione, volevo fargli due domande. La multiconnessione mi diventa difficile perché già vedo te male, quindi ho paura che altrimenti vado a perdere tutti e due, come si dice a Napoli, Enzo, Filippo con tutto panare. Panare, già, Filippo e panare. Allora, diciamo che la fame viene mangiando, allora, quindi... porgo questa domanda da porgere al sindaco. Abbiamo letto che venerdì la regione Puglia ha stanziato... se non ricordo male 125 milioni di euro da destinare agli enti locali. Come 125? Sta questo finanziamento, immagino che stiano per arrivare questi soldi, e cosa intendono fare per la distribuzione soprattutto alle famiglie meno indigenti, perché hanno dovuto fare delle poste, hanno spostato delle poste anche per quanto riguarda i contributi ai canoni di locazione eccetera. Comunque, va bene, sindaco, è una domanda che faremo al sindaco nel momento in cui ci colleghiamo. Allora Enzo, io devo chiudere con te perché siamo veramente in ritardo, un abbraccio forte virtuale. Va bene, allora senti, ci sentiamo prossimamente, buona domenica, buona Pasqua, buon proseguimento di festività pasquali e ci sentiamo alla prossima. Ci vediamo sabato. A tutti, ciao. Ciao Enzo, grazie mille ragazzi, solo perché siamo veramente in ritardo, però ora chiamiamo immediatamente il sindaco, vediamo un po' se ci risponde, se non perdiamo. Allora, sindaco, buonasera. Buonasera. Allora, signor sindaco, le devo chiedere di abbassare un pochino la webcam, altrimenti ammiriamo la sua parete, ma non guardiamo lei. Va bene così. Perfetto, signor sindaco. Grazie mille, tanti auguri di buona Pasqua. Grazie, auguri anche a voi, auguri a tutti i vostri spettatori, auguri a tutti. Allora, signor sindaco, avete tutti avuto modo di seguire la puntata? No. No. Come mai, signor sindaco? Noi aspettiamo lei. Io non, cioè, mi avete detto che mi avevano detto ti chiameremo fra 5 minuti, fra 10, quindi io sì, purtroppo che qualcuno ci chiama. Ci sono state delle problematiche importanti a livello di connessione, purtroppo penso che capiti spesso perché ultimamente le connessioni, ormai tutti facciamo videochiamate, poi oggi è Pasqua, quindi le videochiamate di auguri ci sono. Immagino sicuramente. Allora, signor sindaco, una domanda che ci viene spontanea e che ci è stata scritta un po' di
dirci un po' la situazione a San Giorgio e anche di, si è saputo di questi milioni di euro che arriveranno alla Regione Puglia, se lei sa già come la Regione ha deciso di giostrarli sotto questo punto di guerra di virus. Allora, a San Giorgio la situazione dal punto di vista epidemiologico è stabile rispetto a quanto comunicato qualche giorno fa. Ci sono due casi, due cittadini che sono risultati positivi, uno dei quali è ricoverato in buone condizioni. Sì, sì, è una cosa che abbiamo ascoltato. Invece è... Prego? Sì, sì, è una cosa che abbiamo letto un po' tutti. Sì, l'altro invece è a casa e sta... sta bene, non ha sintomi, quindi non desta da questo punto di vista particolare, come dire, preoccupazione la situazione. Dal punto di vista dell'aspetto socio-economico, un po' a venire al pettine, noi abbiamo già entro ieri fatto una prima distribuzione dei buoni spesa, ne abbiamo distribuiti per più di 350 famiglie e quindi contiamo poi nelle prossime settimane di riaprire il bando, perché vogliamo rifare un altro bando per il mese di aprile, perché fino ad oggi abbiamo fotografato la situazione di marzo e quindi continueremo ad accettare le richieste per il mese di marzo e poi dovremo fare a fine aprile un nuovo bando per raccogliere le domande, per fotografare la situazione di quei cittadini che ad aprile hanno avuto ancora delle difficoltà. Dalla Regione Puglia abbiamo saputo che ci sono questi fondi, anche San Giorgio è destinataria di fondi dalla Regione Puglia, aspettiamo di vederli concretamente resi disponibili per poter inserire anche questi fondi, oltre quelli statali, quelli comunali che abbiamo stanziato e quelli regionali, per poterli distribuire, quindi aspettiamo ancora qualche giorno. Poi notizie che abbiamo dal governo nazionale sembra che siano in pagamento nella prossima settimana le famose 600 euro per tutti le partite IVA, quindi piccoli imprenditori, piccoli professionisti dovrebbero avere questo ulteriore. Quindi l'erogazione avverrà in questi giorni? Così abbiamo ascoltato il Ministro dell'Economia, Gualtieri, che ha detto che verrà in questa settimana, quindi quelli dovrebbero concorrere insieme agli altri fondi che stiamo distribuendo, che noi abbiamo già distribuito negli ultimi giorni, ancora ieri mattina distribuivamo alcuni buoni spesa, concorrere a in qualche modo alleviare le difficoltà del primo momento, in attesa poi che ci siano misure strutturali e soprattutto in attesa di capire quando questa fase di lockdown dovrebbe cessare e quindi ritornare lentamente alla normalità, perché tanti piccoli imprenditori aspettano adesso di capire quando si potrà tornare a lavorare. Ecco, una domanda che ci è stata fatta privatamente su Facebook, che c'è un nostro ascoltatore che ci dice: quindi praticamente viene rinnovato il buono spesa anche per il mese prossimo? Sì, sicuramente, no, ripeto, tutti i cittadini che fare la domanda con riferimento al mese di marzo potranno continuare a fare, noi a tutti quei cittadini, se avranno diritto, secondo le regole che sono state stabilite dall'Ufficio Servizi Sociali, continueremo ad erogare i buoni spesa. Poi, con le risorse ancora disponibili, comunque faremo in modo che ce ne siano delle risorse disponibili, a fine aprile, quindi i primi giorni di maggio, dovremmo rifare il bando per verificare se ci sono situazioni che nel mese di aprile rispetto a quelle di marzo sono modificate, per quindi erogare una nuova tranche di buoni spesa. Ho capito. Allora, ci è arrivata voce. Alcuni cittadini ci hanno detto che a marzo hanno ricevuto delle somme, quindi non rientravano non avevano diritto a ricevere i buoni spese, però magari ad aprile non riceveranno niente, quindi noi dobbiamo anche guardare a questi cittadini, perché non possono rimanere senza, non avendo preso niente nel mese di aprile. Ho capito. Allora, niente, ci hanno segnalato che stamattina era al cimitero, quindi volevamo sapere un po' come è andata. Sì, come in tutte le altre comunità, anche
a San Giorgio purtroppo il cimitero è chiuso all'affetto, cioè alla devozione dei cittadini che vanno normalmente, soprattutto in questi giorni di festa, a rendere una visita, a portare dei fiori, comunque a visitare i cari defunti. Noi come amministrazione, quindi io alla presenza di un parroco cittadino con il comandante dei vigili e anche grazie alla generosità di una nostra concittadina, una vivaista che ha preparato uno splendido corona di fiori, abbiamo voluto idealmente porgere un saluto a tutti i defunti che sono nel nostro cimitero, quindi tutti i defunti della nostra cittadina, porgendo loro questo mazzo di fiori, mandando in diretta, grazie anche all'intervento, allo straordinario lavoro che ha fatto il nostro amico Davide Endoi, mandando in diretta, riprendendo queste immagini, e quindi crediamo di aver in qualche modo idealmente portato lì all'ingresso del nostro cimitero tutti i cittadini che hanno potuto così in qualche modo esprimere i sentimenti di vicinanza con chi non c'è più, con chi non è più qui con noi. Sì, è un servizio che uscirà domani, mi confermava Davide che uscirà domani sul giornale Armonia, quindi dove entriamo nel dettaglio. Allora, signor Sindaco, io la ringrazio per essere stato presente, le chiedo scusa se abbiamo tardato con l'orario, però purtroppo veramente abbiamo avuto delle problematiche e abbiamo avuto anche un po', forse troppi ospiti, però penso che abbiamo dato voce a un po' di persone che hanno ascoltato i tanti consigli di una prof, la protezione civile, inviati in America, dove praticamente ci siamo confrontati anche con New York. Quindi io posso solo ringraziarle e darle i tanti auguri di buona Pasqua. Grazie, grazie anche a lei, auguri a tutti voi, alle vostre famiglie, ovviamente a tutti coloro che seguono la vostra trasmissione, da parte mia e da parte di tutta l'amministrazione comunale. Buona Pasqua e che sia sicuramente un giorno, speriamo, un giorno di rinascita dal punto di vista sia spirituale ma soprattutto sociale, e soprattutto che ci possa far dimenticare per qualche minuto questa triste vicenda che stiamo vivendo. Va bene, perfetto. Allora la ringrazio ancora, signor Sindaco. Io chiudo il collegamento con lei, la ringrazio ancora e le auguro una buona Pasquetta. Signor Sindaco, domani dove va di bello a Pasquetta? Domani ho deciso se il tempo è buono uscirò dalla parte anteriore del mio balcone, se invece da quel lato soffia vento andrò dalla parte sul posteriore. Ormai ci dobbiamo organizzare così. Ho deciso su quale dei due balconi domani mattina organizzarmi per fare Pasquetta. Perfetto. Però sicuramente resterò in casa. Assolutamente, il consiglio che diamo a tutti, mi raccomando ragazzi, anche perché tra oggi e domani i controlli ci sono sempre di più, quindi evitiamo di fare disastri. Sì, per questo saranno ancora più intensificati. Assolutamente sì, assolutamente. Davvero, sì. Prego tutti i cittadini di San Giorgio, tutti, ma anche della provincia, di non uscire di casa se non veramente per necessità straordinarie. I negozi sono chiusi, quindi non c'è nessuna possibilità di uscire se non per questioni lavorative, quindi solamente chi deve andare a lavorare può uscire, gli altri devono restare tutti in casa. Allora, grazie ancora signor Sindaco, le auguro una buona serata. Chiudiamo il collegamento col signor Sindaco. Attenzione ragazzi, questo è stato un puntatone perché abbiamo avuto il Sindaco di San Giorgio, Protezione Civile, abbiamo avuto l'inviato a New York, la prof che ci ha spiegato un po' le varie novità, ovviamente abbiamo avuto anche Enzo, lo abbiamo avuto poco ma c'è stato, il braccio destro del giornale Armonia. Nel frattempo che siamo per concludere, io comunque faccio andare i tre sponsor, vi auguro ancora una buona Pasqua, ci vediamo domenica prossima, perché vi ricordiamo che domenica in Armonia con noi si sa sempre, eh? Ciao a tutti.
ci vediamo domenica prossima. Io sono Danilo De Maio e abbiamo condotto il programma Domenica in Armonia.